Latina etrusca a Villa Giulia, un grande porto nel Mediterraneo. Si conclude a Roma l'anno di celebrazioni del centenario della scoperta di Spina, 3 aprile 1922, quando dalle paludi di Comacchio riemergono gli straordinari corredi della necropoli di Spina, città tra le più importanti dell'Etruria, che transita così dal mito alla storia e all'archeologia. Oltre 700 gli oggetti che raccontano i 3 secoli di storia in cui Spina arrivò alla gloria eterna, dal 530 a.C. fino ai primi decenni del III secolo. In questo periodo si guadagnò la fiducia dei greci, potendo disporre come cerveteri di un thesauros a Delfi, un privilegio unico fra le città barbare d'Occidente, come le ritenevano i greci. La mostra consentirà di scoprire gli intrecci fra culture e i popoli che hanno cercato di contendersi il Mediterraneo, cartaginesi, greci, etruschi e poi infine i romani, che decideranno la fine della grandezza di quella città che al Po deve tutto e che dal Po è stata allontanata da quel mare che le ha dato la fortuna. Tutto questo a Villa Giulia dal 10 novembre fino al 7 aprile del 2024.